entrava proprio l'acqua, gocciolava dentro. Le guarnizioni dei gas di scappamento della macchina facevano entrare i gas di scarico all'interno dell'abitacolo dalle bocchette di aereazione. Con un bambino in macchina potete immaginare. Più che usata, l'auto acquistata da Damiano era decisamente usurata, tanto che alla fine, insospettito dai continui problemi, ha deciso di andare più a fondo. L'automobile riportava sul contachilometri 85.000 chilometri. È venuto fuori che l'automobile aveva un chilometraggio di 200.000 chilometri in più. Quanto ci hai rimesso? La spesa della macchina, 10.000 euro all'epoca, più tutte le spese per le riparazioni, sui 15.000 euro all'incirca. Ma il ritocchino al contachilometri non è la sola truffa in cui si rischia di cadere comprando un'auto usata. Le macchine incidentate, si dà spesso per macchina nuova quasi praticamente chilometri zero, invece è una macchina incidentata che è stata completamente rimessa a posto e che invece poi ha parecchi problemi. E poi verificate che sull'auto non ci siano fermi amministrativi. Per farlo basta interrogare il PRA, il pubblico registro automobilistico, che ne riporta l'intera storia. E per sapere tutto quello che non riuscite a sapere in altro modo, la chiave è proprio la chiave. Le macchine di nuova tecnologia sono dotate di una chiave elettronica, la quale ci dice quanti chilometri ha percorso, ci dice quanti tagliandi ha effettuato il consumatore, se è stato effettivamente accorto oppure non lo è stato. Bertucci, c'è qualche cosa da aggiungere, qualche cosa